3 e vai. Ha preso la via ufficialmente la quarta edizione del simposio Pietra Sublime. Sabato pomeriggio il taglio del nastro nell'area polivalente di Bello Sguardo, dove i 12 scultori provenienti da ogni parte del mondo sono al lavoro per realizzare le loro opere. I blocchi di pietra in questa edizione racconteranno gli orrori della guerra e la voglia di pace. Il tema scelto infatti è quello degli eccidi perpetrati dalle truppe nazifasciste in ritirata nel 1944, atroci stragi che insanguinarono il territorio di Cavriglia. E ci auguriamo che le opere possano riuscire a dare quel significato anche importante dell'umanità per poter fare un cambiamento anche per un prossimo futuro migliore. Pertanto tutti gli artisti sono impegnati a trovare una forma plastica che potesse rappresentare questa emozione di frenare l'umanità per la guerra. Vigen Avetis, artista armeno, conosce da vicino la guerra rappresentata con la paura di due teste di cavalli imbizzarriti. Purtroppo sono passato, ho visto la guerra, ho partecipato alla guerra, è la cosa più brutta che si può fare, e purtroppo adesso, e perciò Comune di Cavriglia, gli artisti, dobbiamo unirsi per dire il nostro stop alla guerra, e con queste opere stiamo facendo, stiamo fermando almeno con la nostra arte e la città che è in avanguardia nell'arte e nella pace. Questo è bello. Con la sua opera Adriano Ciarla lancia un messaggio di speranza. Scolpisco questa coppia in travertino dal titolo La Pace. È una giovane coppia che sogna una vita migliore, anche se per il futuro.